Buon sabato a tutti, amici miei. Buon sabato, caro Claudio. Ti sei vaccinato? Eccomi. Ti sei Ah, vaccinato contro mamma l'influenza? mia, mamma, no. Metti il dito sulla piaga, non sono ancora riuscito a vaccinarmi, quindi non so di chi è la colpa, del mio medico, della regione, del traffico internazionale di vaccini. Di chi è la colpa non lo so, però di fatto, ma ripeto, non sono solo io, altrimenti sarei un caso da copertina, cioè. A Milano, io sono a Milano, tantissima gente non è riuscita a vaccinare e aspetta il vaccino. E Sì, aspetta il io vaccino. comincio a sentirmi un miracolato perché, come ti ho detto la settimana scorsa, mi ero appena vaccinato. Ma la cosa è diventata drammatica perché ho letto stamattina sul Corriere della Sera che addirittura il presidente della regione Fontana ha inviato una lettera al Tribunale di Milano dicendo che i vaccini non arrivano, però avrei la possibilità. Avremmo la possibilità di acquistare non so quante dosi di vaccini, però senza gare d'appalto, ma a trattativa diretta, come se chiedesse alla magistratura l'autorizzazione di poter violare la legge. In ogni modo, questa cosa dei vaccini poi bisognerà, una volta superate tutte le cose, analizzarla bene perché è ridicolo quello che è accaduto e anche drammatico quello che è accaduto qui in Sì, Lombardia. direi la parola giusta, è proprio drammatico, perché adesso poi se vogliamo il vaccino antinfluenzale è un po' passato già di moda, non si parla d'altro che del vaccino anticovid, certamente più importante, però è lì tutto da venire, da vedere, da provare, ci sono dietro dei teatri internazionali da paura, però intanto il vaccino antinfluenzale che non è meno importante, anche perché potrebbe dare una mano all'altra epidemia, niente, non c'è, non si trova, non si sa perché. La cosa brutta da dire è che però c'è stata una bella corsa alle cliniche private perché lì c'era e invece non c'è qui. Questo è brutto, dici bene, bisognerebbe capirne di più. Sarà un altro pasticcio l'italiana, brutto, brutto, brutto. Ma Mentre ora, invece il vaccino, sì, dimmi, il vaccino no, invece di Covid sembra, Covid di grande. avendo ascoltato Speranza, il ministro Speranza, in Parlamento, sembra che si stiano organizzando nella maniera Sì, migliore. Sembra, e poi bisogna certo. verificarlo. Il grande teatro comunque è partito anche col vaccino anticovid, tant'è vero che sul piano internazionale Boris non ha perso l'occasione di entrare nella hit parade come primo paese dimostrando che della bontà della scelta di fare la Brexit perché loro cominceranno già a vaccinare settimana 21, quindi grande successo, una cosa anche qui però propagandistica, ecco, speriamo che. Scusa, Invece, come dietro, dimmi. ma la cosa curiosa è che in chiave anti-Brexit Boris Johnson dice: ah, noi siamo usciti dalla Brexit, però si è dimenticato che questo famoso vaccino di cui lui avrà le prime dosi in Gran Bretagna la settimana prossima, eccetera, è frutto dell'Europa. Perché è frutto Certo. di finanziamenti europei al ramo tedesco della Pfizer. Insomma, per cui qui si Sì, gioca il sì. ciurla nel manico, come si suol Bravo, dire. bravo. La Pare. parola giusta è questa, la parola giusta è questa. Senza contare che poi ne vedremo di teatri di tutti i tipi, non ultimo per fare dietrologia, che sai che a me piace, per il nostro contributo italiano a Pomezia, no? Che sta mettendo appunto questo vaccino insieme a questa che è un'altra casa che è l'Astra Zeneca mi pare, Sì. cioè hanno subito un'azione di hackeraggio, probabilmente questa c'è polemica sul fatto che loro producono a basso costo e anche con una tecnologia che consente un minor grado di gelo e queste cose potrebbe tranquillamente aver messo in moto
un sistema di lotta. Qui c'erano, noi abbiamo sentito gli anni scorsi la lotta delle multinazionali del petrolio, adesso ci sarà la lotta delle multinazionali del Ah, vaccino. No, non certo. mi stupirebbe affatto se ci fossero delle azioni pesanti, per cui questi di Pomezia hanno avuto dei blocchi, dei fermi, della fuga di notizie su questa loro attività che sembra essere pregevole, a basso costo, ecco, quindi tanto per stare allegri. E quindi poi se sul piano internazionale, se mi fai aggiungere un'altra cosa pesante che rivela come anche la mappa geopolitica verrà ridisegnata dal Covid barra vaccino, perché la Cina, che l'abbia creata lei, non l'abbia creata lei, non si sa, forse non si saprà mai. Comunque sta già mettendo le mani, tra virgolette, sull'Africa come paese conquistatore sul piano dei vaccini, cioè sta monopolizzando la distribuzione dei vaccini in Africa con tutte le conseguenze. La Cina è già in Africa da anni interessata ai minerali preziosi, eccetera, eccetera. Ecco, quindi tu guarda questa cosa, se la metti sul tavolo, su una carta geografica, che cosa sta muovendo? Pazzesco, da Sì. scandali finanziari a nuove conquiste geopolitiche, una cosa da brivido. Cambierà la storia, Sì, dobbiamo renderci ne conto. avremo da raccontare mentre cominceranno i primi vaccini e naturalmente ci sarà il rischio di fare delle grandi marmellate, diciamo, di nuove contaminazioni del virus, perché ci saranno i soliti imbecilli che dopo la prima iniezione si sentiranno liberi, liberi tutti, eccetera, come se fossero guariti, e in realtà non sono guariti. Ma vorrei Appunto. aprire una parentesi, non so se hai notato, che dietro di me c'è del verde. Bello, complimenti. Io ho l'albero di Natale, mi è arrivato l'albero di Natale, Bravo, bravo. perché anche se non uscirò di casa, anche se passerò il Natale felicemente insieme con la mia mogliettina, con la quale convivo da oltre 48 anni, eccetera, altrettanto felicemente, io non mi sono voluto negare l'albero di Natale in casa. E come Bravo. vedi, non è addobbato. Non lo so, molto probabilmente quest'anno non ci metterò fronzoli, palle o roba del genere, mi godrò l'albero, avrò un albero in casa. Che ne dici come idea? Mi sembra una splendida idea, invece di tutta quella paccottiglia consumistica, anche lì imposta da non so chi e da cosa, c'è cioè l'idea del profumo dell'albero vero, del pino, degli aghi di pino, così è la natura che ti arriva in casa, è il regalo di Natale, respira bene l'aria silvestre che fa bene alla salute. Quindi mi sembra una bella idea, un bel insegnamento, anzi, magari ti copio, se non mi chiedi i diritti, ti ringrazio, data la situazione economica. No, no, ma io vorrei incrementare invece dell'albero di Natale di plastica, magari un alberino piccolo, però un albero vero in casa. In questo momento forse ci tirerebbe un pochino su di morale. Poi a proposito di natura, ho letto che le orchidee che Sì. sono sempre più diffuse, non so che cosa facciano, in ogni modo ci garantiscono un'aria più pulita. Insomma, bisogna riempire la casa di orchidee per avere un'aria più salubre. Pensa un po', io non lo sapevo. No, ma infatti ci sono piante d'appartamento che sono più virtuose di altre perché hanno questa funzione di ripulire l'aria. Adesso non te le saprei citare, ma anch'io vorrei saperne di più perché per trattenere una pianta carnivora, che è sempre pericolosa, e tenere invece una pianta che pulisce l'aria, votiamo per la pianta che pulisce l'aria. Anzi, se tra chi ci guarda c'è un esperto di orchidee, si segnali, perché così facciamo un bel salotto delle idee, spiegando tutto e di più, sulle orchidee. Che te ne pare? Potrebbe essere anche questa. Mi sembra una bella idea, anche perché
visto che ormai si vive sempre di più in casa, dedichiamoci sempre di più al vivere meglio in casa, visto che siamo obbligati a starci. Quindi, bella idea, speriamo. Ma che ne dici di tutto questo piagnisteo? Perché, oddio, il Natale bisogna trascorrerlo soltanto in casa, non si può andare di qua e di là. E intanto i bollettini ci dicono che l'altro ieri sono morte 1.000 persone, ieri ne sono morte 700. In ogni modo, è un bollettino di guerra quotidiano. E qui ci si lamenta perché il Natale non si possono fare le grandi tavolate, i veglioni di Capodanno non si possono fare. Poi dobbiamo vedere un attimo quello che accadrà dentro gli alberghi, perché poi dentro gli alberghi non ci sarà il veglione, però si potrà cenare in camera. Non lo so, qualche furbetto scatterà anche dentro gli alberghi. A sciare, oddio, la settimana bianca, praticamente tutta l'Italia va a sciare e pensa alla settimana bianca. Poi non ti dico, poi ne parleremo se mi dai un attimo di tempo dello speed, poi ti saprò dire. Ma parliamo innanzitutto di questo Natale Capodanno negato, eh? Ma Capodanno negato, Capodanno salvato, però aggiungerei, perché questa negazione, che è comunque parziale, perché già il fatto di essere a casa sani e salvi, colpino, addobbato o meno, mi sembra che, come mi sembra di aver già detto, il vero regalo siamo noi sotto il pino, non paccottiglie varie, assurde, consumistiche, eccetera, eccetera. Mi rendo perfettamente conto che una difficoltà economica generale sarà pesante, perché chi viveva e lavorava sul Natale in vari modi, da uscire ai ristoranti e ai veglioni, avrà un duro colpo. Però non è una buona ragione quella di fare un suicidio di massa per fare i cenoni e i regali di Natale, quelle cose lì. Sta a noi, anche perché, come è stato detto da personaggi autorevoli che adesso non ricordo, tra i mille che parlano in questo periodo, cioè noi non possiamo far finta che non ci sia il virus, non possiamo far finta. Cioè, che cosa è successo? È calato forse un pochettino questo indice malefico, ma un pochettino. Ci sono 20.000 casi, ci sono 800-900 morti al giorno, ma cosa vogliamo di più? Non possiamo, non dobbiamo far finta di niente che non ci sia il virus, perché è Natale. Non è il miracolo di Natale, il miracolo lo dobbiamo fare noi. Il regalo siamo noi vivi sotto l'albero, se riusciamo, perché no? E certo, e poi scusa, ci sono le cosiddette opposizioni politiche che dicono sempre peste e corna di quello che fa sto governo che si sta arrabattando da un anno per cercare di risolvere le situazioni e di portare avanti le situazioni in maniera prudente, mentre se tu fai dei sondaggi viene fuori che una buona percentuale degli italiani, la stragrande maggioranza degli italiani, poi alla fine accetta i lockdown, accetta tutte le regole, perché sono tutti quelli, come credo noi, che hanno la consapevolezza che in questo periodo e in questi mesi ce la passiamo male un po' tutti, perché i conti poi da un punto di vista economico verranno fuori, si fanno e si stanno facendo, però il must in questo momento è riuscire a sopravvivere, riuscire a far passare Certo. la giornata e riuscire a superare le problematiche del virus. Stringiamo la cinghia, cerchiamo, ci sono tante campagne di solidarietà per chi proprio è alla canna del gas, ci sono tante iniziative, eccetera, però il nostro obiettivo più importante in questo momento è di riuscire a sopravvivere e scampare la contaminazione dal virus, dopodiché se ne parlerà, non ti pare? Certo,
Sì, mi pare anche che con tutti i problemi concreti che ci sono, diciamo, le istituzioni che dovrebbero, i politici che sono chiamati a risolvere i problemi, sono quelli che invece non solo non li risolvono, ma ne creano un altro che è peggiore di tutti, cioè il disaccordo tra di loro. Capisci? Queste parti che non collaborano, ma che continuano a bisticciare tra di loro, a mettersi il bastone fra le ruote. Adesso l'ultima, questa storia, il rimpasto, non il rimpasto, il governo cade, il governo non cade. Cioè, ci sono alleati che potrebbero invece essere nemici, dei nemici che forse saranno partner, ma non si capisce più niente. Tutto questo intralcia la soluzione dei problemi in un modo addirittura mortale. Tant'è vero che siamo qui ancora. Dopo che l'Europa si è dichiarata favorevole al recovery fund, che sia al MES, eccetera, siamo ancora qui a discuterne sì, no, contro, a favore, eccetera, eccetera. Questo vuol dire rallentare tutto. È una forma di suicidio. E ripeto, i problemi li abbiamo, sono tanti, e uno di questi viene rappresentato proprio da quelli che dovrebbero risolvere i problemi. Ma allora non abbiamo speranze, allora Sì, non ci sono beh, infatti, certamente. ma poi è il momento in cui uno si deve focalizzare sul contingente per cercare appunto di difendersi, di proteggersi, di seguire le norme di sicurezza richieste, eccetera, eccetera. Ma soprattutto in questo momento uno dovrebbe approfittare della situazione per immaginare quello che dovrebbe accadere, che sarebbe bello, che sarebbe meglio che accadesse domani. Cioè, bisognerebbe cominciare a manifestare una visione di futuro. E questo lo chiedo anche a chi ci governa, e che venga fuori con dei discorsi che siano concreti. Dice sì, arriveranno i fondi del Recovery Fund, arriveranno, si arriva sempre a dire ah, stanno per arrivare 200 miliardi, eccetera, eccetera, ma cominciamo e si dicono in linea generale ah, serviranno per lo sviluppo tecnologico, serviranno per lo sviluppo delle comunicazioni, questo e quest'altro, però non ci sono dei progetti precisi. A me piacerebbe Certo. tanto che il governo, anziché pensare ed annunciare che fa la squadra X di esperti YZ, dicesse: benissimo, i 206 miliardi di euro che dovranno arrivare verranno spesi per A, B, C, D, E. Questa sarebbe una comunicazione giusta, che darebbe anche un impulso, ci permetterebbe di tifare per che vengano realizzate veramente certe cose. Ma se tu non sai quello che è il tuo obiettivo esattamente, dettagliatamente, che cosa fai? Tra propaganda e progetti specifici c'è una bella differenza. Allora, questa situazione politica porta tutti a fare della gran propaganda per prendersi i voti, per mettere le persone fra le ruote agli antagonisti, eccetera, eccetera, ma non ci sono poi progetti precisi, tant'è vero che ormai sono 6 mesi che diciamo le stesse cose, più che dire, che ci sentiamo dire le stesse cose. Arriva qui, arriva là, l'aiuto di qui, l'aiuto di là. Però in realtà non funziona niente, la gente poi deve fare i conti col quotidiano. Adesso quella cosa nuova di cui non ho ancora capito bene, quello dello spin e poi del cash bank, non so, è veramente un'agevolazione o sono dei regalucci, dei contentini che danno tanto per tacitare la gente con 100 euro che forse prima di riceverli campa a cavallo? Tu ci hai capito qualche cosa? Ah, Dici allora. io guarda, la settimana scorsa mi sono improvvisato inviato speciale dello SPID, perché ho provato a fare, ad avere questo famoso SPID. Dunque, per avere lo speed ci sono varie strade, però non è che tu prendi, dici voglio lo speed, dai nome, cognome, indirizzo e le cose sono semplici. Una strada è quello di farlo direttamente online. Io sto prevalentemente online, mi sono messo a fare, mi sono collegato e per farlo online ti devi collegare con una serie 1
nello scegli c'è un elenco di internet provider, eccetera, eccetera. La cosa è gratuita, c'è scritto. Allora ti colleghi con uno di questi, metti tutti i tuoi dati, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, le cose, cioè rispondi a tutte le informazioni. Poi arriva il momento in cui, giustamente, devono verificare che chi ha messo tutti quei dati sia realmente la persona. Quindi c'è la verifica della persona. E allora, se lo fai online, hai bisogno di quell'apparecchietto. Sai che quando vai a fare delle analisi mediche, entri in un ospedale, dice mi dà la tessera sanitaria e la infilano la tessera sanitaria in un lettore di carta, no? E così registrano i dati. Tu questo lettore di carta attaccato al tuo computer di casa non ce l'hai. E allora che cosa fai? C'è un'altra opportunità di farsi riconoscere con una chiamata via Skype, eccetera. Però la chiamata non è gratis. Ovvero, arrivato al punto che devi essere riconosciuto, devi spendere intorno ai 39 euro, no? Per poterti fare chiamare e poi farti riconoscere, cosa per cui. A questo punto, seguendo questa strada, si spendono certamente intorno ai 40 euro, punto. E basta. Bene. Altra strada invece più semplice sembra, che è quella di andare nelle poste. Nelle poste, tu sei all'ufficio postale, de visu, ti riconoscono, eccetera. Dopodiché, prima di avere il numero dello SPID devono passare delle ore, devono arrivarti delle email, devi rispondere a delle altre cose, eccetera, eccetera. Alla fine ci riesci nell'arco di una giornata o di 2 o 3 giorni ad avere il famoso SPID. Ma è una cosa che mi fa pensare un po' a come se la caveranno. Quelli che non hanno un computer, quelli che non hanno dimestichezza con le tecnologie, sono tanti in Italia, perché anche se vai nelle poste e fai una cosa de visu, eccetera, poi tutto è collegato alla ricezione di una email o di una serie di email per poter avere e vedere qual è il tuo codice. E se tu non hai il collegamento online, come risolvi la situazione? Punto interrogativo. Esatto, ecco, quindi anche questo direi è bello ma molto propagandistico, anche quella storia del cashback che ritorni, hai un rimborso del 10% delle spese fatte con le carte di credito, cioè voglio vedere chi riesce a farlo. Come trovo veramente, siamo il paese di Totò, Peppino e la Malafemmina, quella storia della lotteria degli scontrini. Cioè, con gli scontrini, sai che c'è un numero per cui partecipi a una lotteria. Mi sembra veramente questo. Siamo No, veramente a Totò, Peppino. ma anche lì c'è una strada, e in questo senso sto continuando a fare ora l'inviato speciale. Vabbè, ci vuole per capirci qualche cosa, ci vuole. Innanzitutto non puoi accedere a queste opportunità se non hai una connessione online, se non sei tecnologico, perché devi scaricare una applicazione, apri questa applicazione che si chiama Io e la puoi aprire e ci accedi però con lo SPID, per cui prima devi procurarti lo SPID, dopo con lo SPID e scarichi questa applicazione ed entri dentro questa applicazione e quindi vieni riconosciuto. Dopodiché, dentro questa applicazione devi registrare le tue carte di credito, le tue carte bancomat che userai per fare le tue spese e cose. Dopodiché,
Si starà a vedere quello che succede. Per ora sono fermo qui perché ancora il servizio non è attivo, anche se perché l'applicazione deve essere aggiornata, però teoricamente il tutto dovrebbe cominciare a funzionare dall'8 di dicembre. Per cui la prossima settimana ti saprò dire come stanno andando le cose. Bene, guarda, penso saremo in molti a contare su di te, perché se, a quanto pare sei ben informato, tiri fuori, diciamo, le attitudini di giornalista, di inchiesta, quindi l'unica speranza sei tu per farsi capire cosa si può fare e cosa vale la pena di fare. Ecco, quindi bene, siamo più tranquilli. Una piccola notizia italiana che consolatoria, anche se sempre legata al problema, mi ha fatto piacere vedere che l'esercito italiano è stato chiamato a intervenire su momenti, su territori molto delicati. Parliamo, sta facendo delle tende mediche, sta mettendo in campo del personaggio, del personale medico, militare, quindi questo, ecco, l'esercito lo sento veramente un possibile ottimo aiuto per i problemi del nostro paese, quindi questa è una bella notizia di casa nostra. Una notizia altrettanto bella, lontana, ma poi mica neanche tanto, in Stati Uniti devastati più che mai dal virus incontrollabile, è stato annunciato l'obbligo generale delle mascherine, eccetera, eccetera. In questa cornice devastata, con un Trump sempre ballerino che fa i party senza le mascherine con tutti i suoi amichetti e sostenitori, c'è questa cosa di ben tre ex presidenti, che sono Obama, Clinton e Bush, che sono scesi in campo in appoggio a Biden. Questa è una cosa, secondo me, di visibilità, di immagine, ma è molto bella perché vuol dire che presidenti, uomini di rilievo, eccetera, eccetera, invitano il paese a rimboccarsi le maniche in modo solidale per far fronte a problemi di vario tipo, e non gliene mancano. Fammi dire un'ultima cosa che mi fa un po' paura: non prendiamo l'esempio invece dalla Corea del Nord, perché c'è stata una fucilazione ufficiale di uno che aveva violato le norme anti-Covid. Ecco, questa durezza di sistema spiega in parte perché pare che non ci sia il Covid in modo epidemico, però il sistema è un pochettino antidemocratico, però ci fa ridere, non perché siamo dei cattivi ragazzi, però questa oscillazione pubblica di quello che aveva violato le norme anti-Covid, Corea del Nord. Ecco, pensateci su se volete fare le vacanze in Corea del Nord, a parte che non si può andare, ma pensateci su, c'hanno una linea dura un po' pesante. E pensateci tu su voi tutti che magari fate i furbetti con le mascherine, con il naso fuori, che poi dite "oh, così", e tirate sulla mascherina, eccetera, eccetera. Però volevo riagganciarmi per concludere al discorso dei tre presidenti, ex presidenti americani. Sì. Sono messi in prima linea per combattere il Covid e per essere un esempio. Se non erro, hanno anche detto che quando ci sarà disponibile il vaccino contro il Covid, loro si faranno vaccinare pubblicamente, cioè si faranno riprendere mentre... Cosa che consiglierei a fare anche in Italia a qualche personaggio di rilievo. Mi posso permettere, mi consenta il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compirebbe secondo me uno splendido gesto che conferma ulteriormente la sua grandezza nel farsi vaccinare pubblicamente, dimostrando a tutti gli italiani e a tutti i negazionisti che la strada migliore è decidere di vaccinarsi contro il Covid e non fare e non innalzare le barricate, perché sai, i negazionisti non demorderanno neanche quando
quando inizierà la campagna di vaccinazione contro il Covid. Che ne dici di questo auspicio? Ma dico che mi associo al tuo invito che in realtà è quello che entrino in campo le pantere grigie. Noi siamo stati sempre favorevoli alle pantere grigie. Allora c'è questo aspetto suggerito da te che addirittura pantera grigia come Mattarella che entri in scena mostrandosi il suo favore al vaccino che mi sembra splendido, seguito da altri ovviamente, e non ultimo anche segnalo questo boom delle pantere grigie anche nel mondo della televisione, perché il grande successo di questo senior, questi cantanti senior, questo voice senior che sta avendo successo, tutta gente di non meno di 70 anni che danno dei punti a tutti i cantanti di Sanremo e non di Sanremo, giovani, eccetera, eccetera. Quindi, allora, il grido, noi prendiamola seriamente, ma noi per primi che entrino in campo le pantere grigie, quindi questo è l'invito che dobbiamo farci e fare. E allora, caro Claudio, dobbiamo concludere intonando qualcosa. Che cosa intoniamo? Fratelli d'Italia, Italia, l'Italia l'Italia, è sempre questa. destra. Sì, bello. Diciamo che dobbiamo prepararci un po' meglio su questo punto canterino, se vogliamo andare The Voice Senior, siamo un po' fragili. Alleniamoci, alleniamoci. Ciao Claudio, ciao amici, alla prossima settimana, al prossimo sabato. Arrivederci. Ciao. Ciao.